sta giornalista, le pagine più crude, più di denuncia di Giancarlo Siani, ecco, in questi anni di lotta in suo nome, tu Tonino Palmese, Monsignor Tonino Palmese, in prima linea sempre con Paolo e anche il Mattino, ecco, è cambiato qualche cosa o c'è ancora da fare? Ci sono due dati che mi piace sottolineare in questo momento in cui ci prepariamo alla memoria. Il primo dato è la tragedia che ciò che ha scritto Giancarlo è di un'attualità sconcertante, e quando dico questo c'è poco da esultare, vuol dire che non sono stati fatti passi avanti. Non è vero che non c'è stato nessun passo avanti, però vuol dire che fondamentalmente grandi passi non ci sono stati. La seconda cosa è che viene dall'insegnamento di Giancarlo, e l'insegnamento di Giancarlo è un doppio livello, eticamente personale e eticamente collettivo. Quello personale, di fare bene il suo lavoro. Se avesse dovuto fare il suo lavoro in base a quello che gli veniva rimborsato dal Mattino, Giancarlo doveva solo scrivere che c'era bello cattivo tempo, insomma, senza nemmeno scomodare la meteorologia. Invece è andato oltre, perché evidentemente quel denaro che gli davano non era il suo fine, non era la sua meta. E poi c'è un'etica più collettiva dalla parte di Giancarlo, quella di dimostrare che lui era una persona normale, e quando dico normale era capace di armonizzare le inchieste che faceva con la vita quotidiana, con la pallavolo, con lo sport, con gli innamoramenti, con la famiglia, con i genitori, con la voglia di andare a sentire i concerti di Vasco Rossi. E questo non è poco, perché è chiaro che chi si fissa su di un tema, anche se è giornalista, poi diventa pericoloso. Chi invece riesce ad armonizzare il suo tema professionale con il resto della vita vuol dire che è una persona normale e sana. Ultima battuta da Antonino, oggi qui al suo Rosso Bene in casa il libro, il volume del Mattino, giornalista, nei prossimi giorni anche altre iniziative, sempre anche con volumi, l'Ordine dei giornalisti della Campania con il presidente Lucarelli consegnerà la tessera a Bordeaux il 23 settembre. Queste cose, questi messaggi servono ancora oppure no? Questo è, come dire, è un dato di non ritorno ed è il valore aggiunto di Giancarlo Siani. Come lo è stato allora, si vede che quel valore aggiunto non può essere vanificato oggi. E il valore aggiunto è quello che se ne parla, quello di divulgare questa notizia bella che è esistito un uomo e un giovane che è riuscito a restare uomo, giovane giornalista, senza dover scomodare e far male a nessuno. Questa è la bella notizia, che Giancarlo è stato ciò che era. Giornalista, è il volume del Mattino, il giornale di Giancarlo Siani, via Chiatamone, le pagine più belle, i suoi reportage più incisivi, le denunce più crude, ecco, a tanti anni di distanza, questo vale, serve ancora per alimentare la battaglia contro il malaffare, contro la camorra? Serve moltissimo, questa è una relazione. Quindi ringrazio molto il direttore del Mattino e anche tutto il giornale per aver deciso e scelto, anche se tanti anni dopo, di portare Giancarlo e una piccola parte dei suoi articoli in 30.000 case di napoletani. Questo è un segnale importante, vuol dire che le cose cambiano per fortuna, e quindi oggi questa operazione è possibile e noi la guardiamo con grande felicità, sarà contento Giancarlo da lassù. E servirà certamente questo libro e queste pagine a far pensare, a convincere qualcuno e a costruire, noi speriamo, una società migliore anche qui a Napoli, perché poi in realtà la camorra, come ha detto Falcone, si può battere se tutti siamo convinti e tutti dalla stessa parte. La cosa che rincuora, ecco, che non è solo il giornale di Giancarlo in prima linea con un volume, ma anche il Corriere della Sera e anche l'Ordine dei giornalisti che il 23 consegnerà a te, alla famiglia, alla fondazione, a tutti quelli che amavano, a noi colleghi giovani di Giancarlo, la tessera a Bordeaux, che era il sogno di tutti quanti noi del Mattino. Sì, questa è l'altra cosa che quest'anno avviene, diciamo miracolosamente avviene, cioè che un giornale nazionale decide di dedicare a Giancarlo un grande spazio, che pubblica il lavoro del pubblico ministero, e poi arriva da parte dell'Ordine il Tessino Bordeaux, che è vero che arriva dopo 35 anni, ma questo vuol dire che i tempi sono cambiati, quindi questo oggi è possibile e noi lo prendiamo con commozione e affetto, e io sono certo che lui da lassù, sorridendo, ne sarà felice. E la battaglia continua?
continua e anche più forte di prima, e con più armi al nostro bagaglio. Questi libri circoleranno nelle scuole, parleremo ai ragazzi di più di lui, perché partiamo da 30.000 napoletani che domani, che il 23, avranno questo libro nella loro casa. È importantissimo, perché oggi noi parliamo a ragazzi che non erano neanche nati 35 anni fa, quindi è importante tenere vivo il suo ricordo, la sua memoria, perché grazie a questo oggi arriviamo al tesserino e a questi libri. Grazie al fatto che insieme a me tanti insegnanti, tanti studenti e tanti miei amici in questi anni hanno ricordato Giancarlo e le sue battaglie. Quindi la lotta continua, e infatti dopo di me i miei figli continueranno questa battaglia nel ricordo di un ragazzo che voleva solo fare il giornalista. E certo che è importante, ma il pubblico ministero racconta che il sindaco dell'Annunziata, intercettato in alcune telefonate, dice: questa cosa non posso farla, ho la stampa addosso. Questo vuol dire che la stampa non è fondamentale, quindi grazie a quei giornalisti che rischiano, che raccontano cose difficili, cose sconvenienti, grazie per farlo, che il loro lavoro noi siamo certi che funziona e che serve. È un po' di emozione. Un po' di emozione col direttore del Mattino, il direttore del mio giornale per 35 anni. Ecco, oggi Federico Monga, direttore del Mattino, il quotidiano più importante del Mezzogiorno, fondato da Matilde Serao, in prima linea per tutte le battaglie di civiltà del Sud, per la legalità. Oggi Federico Monga qui porta il libro che il Mattino ha confezionato, ha pubblicato, giornalista con i pezzi più significativi e di denuncia di Giancarlo Siani. Ecco, oggi Federico qui al suo Orsola, che significa, che significato ha? Ma ha significato di ribadire una cosa, che Giancarlo Siani era innanzitutto un giornalista, come diciamo nel titolo, e un giornalista del Mattino, perché questi sono gli articoli che lui ha scritto in 5 anni appunto sul nostro giornale, e sono articoli che come dico io, fa impressione leggere adesso a distanza di tanti anni, perché molti problemi che lui denunciava, non solo quelli della criminalità organizzata, per cui purtroppo è diventato tristemente noto, ma quelli del lavoro, dell'istruzione, del disagio sociale, sono tutti problemi che sono ancora come ai tempi di Giancarlo Siani. E quindi insomma, questo è il momento, è questo, è importante, perché ci spiega ancora una volta Giancarlo Siani che aveva visto lungo, che aveva visto tanti aspetti e tante difficoltà, e questo insomma mi sembra l'aspetto più interessante. È la pagina più bella e significativa dei pezzi, dei servizi di questo giornalista del Mattino. Qual è? No, ma ce ne sono tantissimi. Ovviamente c'è il pezzo di denuncia dei Muschilli, dei ragazzini che venivano costretti allo spaccio dalle nonne e dalle madri, che ancora adesso ogni tanto rispuntano in qualche quartiere di Napoli. Ma Giancarlo era un giornalista molto versatile, aveva uno stile moderno. Qua stiamo parlando degli anni Ottanta, ma aveva uno stile che è di adesso. Giancarlo avrebbe sicuramente lavorato bene anche come linguaggio e come pulizia di denuncia nel mondo digitale, quindi insomma un grande giornalista, e un grande giornalista indipendentemente dalle epoche. E quindi un grande giornale, il giornale Il Mattino, ancora adesso, nel nome di Giancarlo, continua questa battaglia di pulizia e di legalità. No, certo, noi siamo impegnati. Noi prima che finisse ci fosse questo disastro del Covid e del lockdown, avevamo iniziato una bellissima iniziativa, l'ennesima, in memoria di Giancarlo, che legava Giancarlo, Torre Annunziata e Il Mattino, che era una panchina della legalità proprio nella villa comunale di Torre Annunziata. Purtroppo siamo riusciti a fare una puntata, poi dopo c'è stato il lockdown, ma la riprenderemo, perché il compito di un giornale è quello di denunciare, di scoprire, di andare a capire, come faceva Giancarlo. Daniela De Crescenzo, per me collega di tanti anni, compagno di banco di questa decana del giornalismo napoletano, lei era lì al Mattino, alla cronaca, quando è arrivata la notizia di Giancarlo, dell'uccisione, del massacro del giornalista del Mattino Giancarlo Siani. Ecco, non ti chiedo di entrare in profondità, perché l'emozione non ti farebbe, però voglio dire, un ricordo di quei giorni e di Giancarlo, che ce l'hai sempre, lui luminoso e sorridente.
Giancarlo era uno di noi, uno dei ragazzi del mattino, poco fa ne parlavamo col fratello. E noi abbiamo avuto la fortuna di arrivare in tanti in quel momento all'inizio degli anni Ottanta, grazie anche a una serie di coincidenze, di norme favorevoli. C'era un gruppo di ragazzi che entrava allora al giornale. Giancarlo stava a Torre Annunziata, un altro gruppo di noi era a Napoli. La cosa che io ricordo di più era l'entusiasmo. Per noi arrivare al mattino era una grande conquista. Per molti di noi fino a poco prima sarebbe stato inimmaginabile arrivare in quel luogo, che era un luogo per noi dei nostri sogni. Il mattino era il più grande giornale del mezzogiorno e chi voleva essere giornalista a Napoli doveva andare al mattino. Esserci riusciti era importantissimo, era per cui noi eravamo un gruppo di ragazzi felici. La morte di Giancarlo in qualche modo ha cambiato tutto questo, ci ha fatto crescere, ci ha messo a contatto con una realtà che noi non avremmo mai neanche immaginato fino a un minuto prima di sapere quello che era successo. Daniela De Crescenzo, oggi il mattino pubblica giornalista il libro delle pagine più significative di Giancarlo Siani, ecco, quel patrimonio ideale, a quanto serve ancora per combattere la camorra, il malaffare, i soprusi e la violenza? Serve molto, serve secondo me per due motivi. Il primo è che dopo la morte di Giancarlo si è stata una svolta, a cominciare soprattutto dalle scuole, perché forse chi per prima ha capito quello che era successo e ha capito chi fosse Giancarlo sono stati proprio i ragazzi delle scuole, a cui noi abbiamo cominciato a parlare. Per molti anni le inchieste erano ferme, erano contraddittorie, il quadro non si delineava, ma era per noi chiarissimo che Giancarlo era morto di camorra ed è questo che noi siamo andati a dire nelle scuole. Questo ha cambiato perché ha cominciato a fondare quella che poi è stata oggi uno dei pilastri della nostra scuola, che è l'educazione alla legalità. Oggi è inimmaginabile una scuola senza educazione alla legalità. E l'educazione alla legalità nasce proprio a Napoli con il ricordo di Giancarlo. La seconda cosa che io noto guardando oggi, rileggendo gli articoli di Giancarlo, è un modo di fare giornalismo che secondo me purtroppo rischia di essere travolto dall'ondata di internet. Giancarlo raccontava i fatti, tanti fatti, anche piccoli fatti, che poi messi tutti insieme ti testimoniavano, ti raccontavano un territorio e il legame che noi avevamo con questo. Oggi tutto passa probabilmente più attraverso il commento, l'eco di internet e questo secondo me non sempre è un bene. Ma noi siamo sempre in mia linea, nel suo nome, nel nome di Giancarlo. Armando Troiano, uno degli investigatori che hanno portato alla luce il perché, i motivi, i mandanti e gli esecutori del delitto Siani, a tanti anni di distanza. Ecco, questa inchiesta così spinosa ti fa ancora una certa impressione? Ti ha lasciato qualcosa e cosa? Sì, mi ha lasciato e lascerà nel corso degli anni la mia vita all'amarezza per come un giovane che voleva fare il giornalista poi sia stato trucidato da delinquenti assassini. Non è stato consentito a sto ragazzo di voler fare la cosa che più teneva e voleva farla bene poi d'altronde. Per cui il dispiacere, cioè l'amarezza, il pensiero soprattutto è rivolto a questo, è un pensiero che rimarrà per sempre. Lucio D'Alessandro, rettore del Sor Ursula Benincasa, qui oggi questo libro del mattino, giornalista di Giancarlo Siani, ecco un significato, qui che è anche sede di una grande scuola di giornalismo. Il significato è questo, che noi abbiamo dei giovani straordinari, giornalisti o di altre professioni o di altre capacità. Questi giovani spesso ci hanno insegnato la strada verso il futuro, in questo caso la strada della giustizia, perché noi parliamo molto di legalità quando nominiamo Giancarlo Siani, ma forse lui pensava a un valore ancora più alto,
che era la giustizia, per la giustizia si batteva, e a questi giovani noi abbiamo il dovere di dare chance professionali, chance di vita. Questo è il senso di questa sala ed è questa la ragione per la quale questa sala, chiusa purtroppo dalla fine di febbraio, oggi riapre per la prima volta, riapre nel nome di Giancarlo Siani. Chiusa subito dopo la laurea ad honoris causa a Alberto Angela? Praticamente sì, praticamente sì. Lucio D'Alessandro, rettore Lucio D'Alessandro, qui ci stanno tre ragazzi, tre giovani, tre professionisti che vengono dalla vostra scuola di giornalismo: Antonio Crispino, Renato De Emanuele e Marco Perillo del Mattino, ecco, lo stesso giornale di Giancarlo Siani. Questo filo che non si spezza con l'impegno di informare correttamente. Sì, è molto bello che questi giovani abbiano voluto fare questa testimonianza. Io posso dire che io godo di una grande rendita grazie alla scuola di giornalismo, perché dappertutto, quando entro in qualche redazione di giornale o in qualche studio televisivo, trovo sempre in una posizione di signorile supremazia un giornalista che viene da questa scuola. Grazie a tutti per essere qui, grazie al Mattino per l'iniziativa e per aver anche aderito all'invito che io feci qualche giorno fa a poter tenere qui la presentazione di questo volume. In qualche modo questa di questa sera è quasi una inaugurazione, perché questa istituzione, questa antica università, questa antica cittadella universitaria, dallo scorso febbraio ha smesso di fare attività culturali aperte al pubblico. Ne abbiamo fatte diverse, diciamo online, ma nessuna in presenza, e abbiamo ritenuto che fosse opportuno ricominciare proprio con questa occasione dedicata a quello stesso Giancarlo Siani, a cui, alla presenza del Presidente della Repubblica, molti anni fa fu dedicata la sala, c'è ancora la targa in marmo, la sala in cui vivono una buona parte della loro giornata i nostri studenti della scuola di giornalismo. Perché Giancarlo Siani? Perché Giancarlo Siani è sicuramente un simbolo, è un simbolo sicuramente di legalità. So che ci sono qui, vedo che ci sono qui oggi dei magistrati, e la parola legalità è una parola molto importante nel nostro paese e in particolare nel nostro territorio. Ma io vorrei dire che Giancarlo Siani è un simbolo di qualcosa di ancora più alto rispetto alla legalità. La legalità è comunque una forma che ci siamo dati, una forma che ci aiuta a convivere, che ci consente di convivere, di cui abbiamo bisogno. Ma c'è un valore ancora più alto, che è quello della giustizia. Alla giustizia guardava Giancarlo Siani, guardava al fatto che, come dire, non ci fossero sopraffazioni, non ci fosse chi si impadroniva della cosa pubblica nel suo interesse, chi chiudeva gli spazi agli altri. E tra questi altri, quando gli spazi vengono chiusi, i primi a soffrire sono naturalmente i giovani. Anche io molto bene, mi libera, anche io ho cominciato intorno a quel mondo. Mi ha fatto piacere sapere questi passaggi della vicenda giudiziaria che non conoscevo. Mi resta una curiosità, glielo chiederò dopo, dottore, chi era il procuratore generale. Mi ha fatto piacere sentire le testimonianze dei ragazzi, tutti allievi di questa scuola. Mi ha fatto piacere sentire le parole del rettore di questa scuola, che tiene un po' tutta, e mi ha fatto piacere il modo anche in cui il moderatore ha condotto questo. Presentavano i principi del fuoco. Scrivo accordo, ma scrivo al procuratore generale dell'epoca, il processo va in appello e si riesce ad assegnare una stazione. Mi acquieto, direte voi, da appello si è acquietato,
per un paio di mesi sì. Poi ho avuto la curiosità di sapere a quale sezione fosse stato assegnato e scopro che era una sezione per la quale si sapeva che il presidente